Da Mattarella a Draghi e Berlusconi a Cartabia, la corsa al Colle è tra gli argomenti che più di ogni altro sono al centro dell'attenzione mediatica del paese. Così, mentre il nome di Draghi pare essere sempre più tra quelli in lizza per il Colle, si inizia anche a pensare a un suo sostituto al governo. Abbiamo chiesto ad alcuni dei consiglieri comunali nissani il loro punto di vista e hanno risposto così. Il Movimento 5 Stelle ad oggi non ha ancora espresso un nome per la candidatura alla Presidenza della Repubblica. È chiaro che Conte, insieme a Letta e Speranza, stanno cercando di convergere su un profilo, di alto valore etico e morale. Un'altra cosa molto chiara, già espressa dal Movimento 5 Stelle, è la irricevibilità della candidatura di Berlusconi, quindi no assoluto a Silvio Berlusconi. La mia generazione, per quanto riguarda chi è del centrodestra, è nata ed è cresciuta con il mito di Silvio Berlusconi. Il nome auspicabile è lui, però personalmente mi rendo conto che è un nome divisivo e penso che si opterà per un altro nome, sempre scelto dal centrodestra, perché questa volta i numeri sono dalla nostra parte. Di diversa opinione analisa Petitto del PD, secondo cui l'optimus sarebbe Draghi con patto di legislatura fino a scadenza naturale, ponendo al suo posto Daniele Franco, braccio destro di Draghi, che darebbe garanzie in Europa su recovery e PNRR. Mossa che, secondo la Petitto, consentirebbe di mantenere la credibilità e l'affidabilità sul piano internazionale indispensabile fino al 2023. Se io dovessi scegliere un presidente della Repubblica, sicuramente sceglierei il presidente Draghi, che ha già dimostrato di avere a cuore le sorti della nostra nazione in un momento difficile come quello della pandemia. Mi auguro che lui possa essere eletto presidente. Nel caso in cui questo non fosse possibile o ci fossero delle scelte diverse, auspicherei l'elezione di una donna. E in questo vedrei sicuramente al posto, diciamo, del Presidente della Repubblica come Presidente della Repubblica Marta Cartabia, che è una donna veramente in gamba, una persona che ha una grande competenza e che sta gestendo molto bene il Ministero di Grazia e Giustizia. E sì, quindi sarei favorevole all'elezione finalmente di una donna come Presidente della Repubblica. Io credo che il Presidente della Repubblica, specialmente in questo periodo storico, debba essere davvero un patriota, una persona di alto profilo che interpreti i sentimenti dei cittadini italiani e che li rappresenti in Italia, in Europa e nel mondo. Non faccio dei nomi, anche perché i nomi che ascoltiamo e leggiamo in questo periodo, onestamente non mi fanno impazzire. Però dico che mi duole sapere che chi eleggerà il Presidente della Repubblica ha in questi giorni tutto fa tranne che gli interessi dei cittadini italiani. E mentre il 3 febbraio, data insuperabile, il fine mandato di Mattarella si avvicina, il paese reale guarda l'epilogo tra entusiasmo e scetticismo.